Hello, benvenuto e ben ritornato su Stevie Leaf. Oggi riprenderemo la nostra lezioncina delle rune. Nel video precedente, che ti lascio in descrizione, abbiamo visto come preparare le rune, o meglio, dove trovarle. Rune magiche, dove trovarle? Abbiamo visto come preparare le rune, che materiale utilizzare e quant'altro. Oggi invece vediamo cosa è meglio fare prima di una divinazione. I passaggi sono due, la purificazione e la ricarica delle rune. Nel caso in cui tu avessi deciso di crearle da te, ti occorrerà purificarle, così da togliere l'energia assimilata dall'oggetto nel corso del tempo, e ricaricarle. Se hai deciso di utilizzare della pietra per realizzarle, ti basterà lasciarle sotto acqua corrente. Se invece hai utilizzato del legno, è un po' scomodo e sconveniente utilizzare l'acqua perché rischierebbero di rovinarsi, quindi ti suggerisco di utilizzare incenso, preferibilmente incenso di salvia o comunque un incenso adatto alla purificazione. Nel caso ti lascio nel link sotto i vari tipi di incensi con le loro qualità, perché sì, ogni incenso ha una proprietà adatta a uno scopo, quindi l'incenso di salvia è più indicato per la purificazione perché è l'elemento principale per tale scopo. Mentre per ricaricarle, ovvero ridare alla runa il massimo potenziale di energia, ti basterà lasciarle sotto la luna piena, sotto i raggi della luna piena, o utilizzare a sua volta l'incenso. Anche lì ti basterà vedere quale incenso è più opportuno utilizzare per questo scopo, perché ci sono certi incensi che sono più indicati per ridare energia. La ricarica più indicata è quella sicuramente di lasciarli sotto i raggi della luna piena, perché conferiscono un maggior potenziale. Ma nel caso in cui tu ne avessi bisogno prima di una luna piena, non bisogna essere per forza così fiscali. Ti basta anche soltanto l'incenso, appunto. Una volta fatto questo procedimento, ti suggerisco di maneggiare il più possibile le tue rune, almeno per la prima volta dall'utilizzo, così che la tua energia si impregni benissimo nell'oggetto. Dopo aver maneggiato le tue rune, è arrivato il momento di prepararsi mentalmente per la divinazione. Ti suggerisco di sgombrare completamente la tua mente da ogni preoccupazione e da ogni pensiero e focalizzarti semplicemente sulla divinazione. Nel caso in cui tu credessi in qualche divinità, puoi benissimo invocarla, renderle grazie per l'assistenza che otterrai. Io personalmente invoco Odino e dico grazie a Odino di vegliare sulla mia divinazione. Per concludere, ti do un avvertimento. Una cosa che ti sconsiglio di fare è quella di lasciar maneggiare le tue rune a qualcun altro, specialmente per lungo tempo, perché la sua energia rischierebbe di intaccarle e quindi ti creerebbe problemi durante la divinazione. Per esempio, a me è capitato e prima di poter fare di nuovo una lettura chiara sono dovuti passare diversi mesi prima che le rune tornassero ad essere impregnate solamente della mia energia. Quindi ti sconsiglio di farlo. Se è per qualche secondo, vabbè, non c'è problema, però se è davvero a lungo ti sconsiglio di farlo. Con questo è tutto per oggi. Se non ti è chiaro qualcosa o hai qualche dubbio, lascia pure un commento e io ti risponderò volentieri. Fammi assolutamente sapere che tipo di rune hai comprato o come le hai realizzate, che sono davvero tanto curiosa. Ti ringrazio vivamente di cuore di essere arrivato fin qui, di aver seguito questi tutorial. Ti invito a iscriverti al canale così da rimanere sempre aggiornato e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ti abbraccio e ti auguro una magica giornata. Ciao Mellon!